Allora, fucile antimateriale. Poi lo sblocchiamo a Paolo perché sembra bello. Sblocchiamo le cose a Paolo che è contento, secondo me. Bravo Paolo. Bentornati amanti della guerra agli insetti. Allora, dai, ah, difficile, adesso siamo pronti. Vuoi un livello difficile? Siamo caldi. Sì, ma perché abbiamo il buon Devix che è il livello 37, mica cazzi, ragazzi. Ti vuoi muovere? Difficile. Elimina le covate, vogliamo eliminare le covate, dai. Facciamo questa ed elimina le covate. Non so se è molto... Le covate è un po' complesso. No, abbiamo fatto le missioni di prima che dovevamo prendere quello, metterla, prendi i dati, almeno qua basta che sfondi tutto. Pacco rifornimenti. Oh, figo. Anticarro. Prendo le grandi esplosioni. Va. Ragazzi, vi do a voi le mie prime armi di supporto, almeno lo scudo prendere. Ok. No, c'ho pure io le armi di supporto, l'ho appena sbloccato. Ok. Però non so se hai lo scudo. Ah, gli scudi no, però ho questo, il fucile antimateriale che volevo provare. Chi è che mi tira le armi di supporto nel culo qua? Non sono io. Ah, guarda che fucilotto che c'ho qua, Ma poi l'arma primaria poi ritorna? In che senso ritorna? Se ho preso l'arma grossa. No, quella la devi prendere... No, l'arma grossa, vedi, c'ho un fucile che è grosso quanto è me. Quella la puoi mettere via e hai sempre l'arma primaria. Ah, ok. No, l'arma primaria non ce l'ho. La devi selezionare. Mannaggia la gran puttana. Che cazzo è buttato? Ma se tu volessi prendere l'arma grossa adesso? Ah, 3, ok, perfetto. Ho capito un'altra cosa nuova. Dai, portare un po' di democrazia. Il problema è che io non ti posso aiutare perché non so i tasti su PC, capito? Quindi non. Sporco miscredente. Sporchi miscredenti. Mai come su Helldivers c'ho ragione io. Madonna che bello, che soddisfazione questo fucile. Porco due. Ma perché non posso? Perché non posso mirare come dico io? A chi? Non mira questo fucile di merda. Che fucile è? È quello nuovo. Capito? Non mi mira, ma è buggato l'ercio marcio. Perché non mira? Non mira, guarda qua, questo qua. Non è che banalmente non ha il mirino? No, nella cosa stava il mirino. Forse andava in prima persona. Ok, questo voglio farmi morire qua. Abbiamo una bomba tossica. No, ci penso io. Glielo metto in testa a quello. Madonna. Via tutti! Scusa, ma era troppo divertente. Oh, ma è ancora vivo. No, Cristo! L'hai già richiamato? Sì. Madonna, il laser mi ha fatto io. Un pelo, raga. Vai con la sentinella, va. Sto prendendo fuoco. Ma hai visto quanti insetti che ci sono? Aspetta, come si dice in inglese? Come si dice in inglese? Insect si dice. Oppure anche bug. Bug che è una cosa negativa che può succedere tipo a un'applicazione. Ok, o magari poi c'è anche il virus che non è proprio un bug, però devi evitarli i virus così come malware e altre porcate. Hai ragione, a proposito di questo, lo sapete che NordVPN ha un'offerta fenomenale, addirittura sul biennio 4 mesi gratis. E la domanda potrebbe sorgere spontanea: perché devo pagare NordVPN quando ci sono tantissime VPN gratuite? Tanto per cominciare, gestire una VPN in maniera seria ha dei costi, quindi una VPN gratuita da qualche parte i soldi li prende. E può succedere che prenda i tuoi dati e li rivenda in giro magari a qualche industria di marketing per farti fare quel marketing aggressivo, cattivo. Insomma, gratis un paio di ciufoli, questi si vendono la tua anima. E tra l'altro NordVPN è un servizio veramente tanto completo, hai la protezione dai rischi del web, un meshnet tutto tuo per poter trasferire file in tutta sicurezza. Insomma, NordVPN è un servizio a tutto tondo che sì, ha un costo, ma non è un costo alto e soprattutto, a parte questo, non si vende la tua anima in giro. E mi raccomando, utilizza il nostro codice in descrizione, altrimenti non becchi il bonus. Allora, questo ce l'ha il mirino. Ah, è morto. Ho fatto tutta questa cosa.
Madonna, questo che c'è l'arma per terra, ma prova. Vedi un po', a te ce l'hai il cestino? Sì. A me no. Quello là da cestino. E non c'è, no, come si fa? Devi premere il tastino, non è la mira normale. Poi devi premere un altro tasto, mi sembra. Su PC com'è? Il tasto destro e poi premi la rotellina centrale. Ah, fanculo. Ma non ce la farei. Prova, col mirino. Sì, adesso sì. Andiamo, sono pronto, scusate. Ecco, ci stanno due, uno lì e un altro lì. Ok, allora, tenetemi lontani i cosi che io cerco di chiudere i buchi, dai. Ti seguo. Ok, un buco è stato chiuso. Ok. Sì, sto cercando di fare tutto un giro di Pippo. Ah, ok. Col migrino nuovo è un'altra cosa. Lasciami il pace. Vabbè, ma sto fucile che one shot mi fa quasi sesso. Porca troia! È arrivato uno grosso. Ci penso io. Madonna, quanto cazzo hai rischiato. Dai! Oh, cioè, sono due arrivi. No! Ma ha ucciso, porca troia, ma ha fatto il giro! Ti vorrei richiamare, ma ho un po' di problemi con questo. No, no, tranquillo, tranquillo, sto arrivando. Fanculo, ma c'è una granata, te la butto addosso, fai figli di. Oh, beh, fini col tiro. Sta sanguinando dal culo in una maniera impressionante, ancora. Ah, ma muoi, morì, porto io! È morto, aiuto, non mi ammazzare! Ma, oh, ma a, cazzo! A girarli è complicatissimo! Devi lanciare. Arma scarica! Si è buggato, Arma scarica! Chissà se lo posso chiudere. Lancio una bomba atomica. Porca puttana, mo me lo dici! Madonna che. L'ho schivata. Io no! Tu no! Oh, ma m'hai rotto la zippa di minchia, m'hai rotto! Porco due! È la prima morte! Sì, beato te, io sto a fare collezione qua! Ah, no! E ne! Chi mi richiama? Aiuto, raga! Aiuto! Arrivo! Pam! Sono un esercito enorme! Richiedo una sentinella! Ragazzi, lo devo fare! Non ho capito che vuoi fare. Che cos'è quella? È una bomba. Ma non me lo dire adesso. Bello. Oh, ma quanti cazzo ce n'ho alle calcagne, allucinante. No, sono la torretta, è interessante. Fine la torretta. Io ce l'ho, ma mi stanno a mettere a giro questi qua. Vaffanculo. Cioè, mi sono venuti dietro con una cattiveria. Porca puttana, questi che mi slinguazzano da dietro. Ma porco di sti ostrast. Fanculo. Sono morto, ma troppi pochi colpi c'è sto fucile. Oh. Ce la fate? Penso che sta chiamando. Grande. Ma dove stanno? Ok, ho visto il buco, Ecco. Ho chiamato il supporto aereo, attenzione. Oh. Ma dai! T'ho ucciso. Sì. Però io l'ho detto, con largo anticipo tra l'altro. Cosa hai detto? Ho detto, ho chiamato il supporto aereo. A me, ma mica hai detto l'ho chiamato in mezzo a noi, cioè hai detto chiamato. No, Perfetto. Aria sicura, un paio di coglioni, sono tre volte che muoio. L'ho chiusa io la buca, va, guardati il cazzo, vedo. Allora io me devo fare perché finisce. Ma perché lo devi fare? Non è una cosa che. Ti sto aiutando io, non c'è rimasto più nessuno ieri. No, lo deve fare, perché quello è il bello. Ma porca ucciso l'hanger. Come cazzo mi hai fatto a uccidere? Ho tirato una granata per aiutare. Da sopra la testa me l'hai tirata. Io ti volevo aiutare. Ti volevo aiutare, giuro. Oh, dai, fammi andare via, porco, due! Ultima ricarica!
Faccio secchi slinguazzini qua. Ok, lascia la bomba atomica davanti. No, non è un bel forza, voglio dire. Merda! Però stava sparando quelli grossi. Mi sei passato, ho doppiato solo la testa. Ma che cazzo ne so dove stai? È stato in casa, è stato. Porco tu, un colpo solo mi hai dato. Vabbè, perché c'è il cecchino. Vai, prendilo. Che cos'è? Ah, grazie. Oh cazzo! È risuccesso, mi pare. Togliete quel fucile a Nicola, per l'amor di Dio. Ma perché io ho visto soltanto la tua testa che mi è passata avanti. Ma io stavo proteggendo la squadra, capito? Senza dubbio. Dobbiamo solo trovare chi la protegge da te. Poi abbiamo fatto. Ho capito, ma non è... Cioè... Mamma mia, che carneficina bella. Ho cambiato l'arma con quella tua. E almeno non va shotto quello. Che lo spezza ossa? Sì. E stai comunque attento con quella lì perché. Sì, fa... però non one shot, capito? Invece col cecchino se ti viene in testa muori. Allora, vado a distruggere quel fungo che ci diminuisce la visione. Sì, 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 arrivo anch'io che. È bellissimo sparare i funghi. Aspetta, però io ho questo. Mi è piaciuta? Merda, 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 mi devo buttare. Oh, ma vaffanculo, ma mi ha bloccato. Ma ti bloccano, sono dei blocker. Mi chiamate? Ti ho chiamato. Aspetta, vaffanculo. L'avete vista? Bello, hai fatto l'ariete? Sì. Bellissimo. Però non è successo quello che speravo, cioè non è morto. Porca puttana, non è morto! No! Merda! Non posso. Non vedo niente. Sono morto, puttana. Arrivo. Devo scappare. Butto una bomba. Beh, chi cazzo ha buttato la Madonna? Ho visto la schermata di Nicola, è diventato tutto giallo. Raggio di rifornimento. Porco 2, 3, 4, 5, 6. Via. Ok. Porca puttana. Le cose stanno andando malino. Ok. Io sono morto. Aspetta. Siamo vicini. Sì. Ma non troppo. Ho lanciato un attacco orbitale, eh? Lanza, non sono vicino. Madonna mia, però piglialo se lo lanci l'attacco orbitale. Ma loro si spostano, mentre io lo lancio loro si spostano. Madonna! Ti salvo io! Scappa, ti ho buttato una granata addosso. No, mi lascia le granate, aiuto! Non venite vicino a me. Ma l'ho fatto per salvarti, capito? Infatti vedi che ha funzionato. Sì, sì. Spettacolo, bro. Quello lo posso segare, però. Ma sempre con il suo consenso. Allora, lanciamo un paio di granate dentro le uova. Non serviva a niente. Ok, raga, ho un problema qua. Madonna, mi stava a passare la di fronte. Sì, no, c'hai ragione. Stavo passando... È che ero un po' terrorizzato perché avevo 18.000 milioni di insetti in mezzo ai coglioni. E dai, ma però stanno scinando gli arieti, uno è... Porta la gonna! Non ho capito! Porca di quella puttana... ma mi hai eliminato. E quindi devo aspettare un minuto e 47. Ma dove cazzo stanno le altre uova? No, no, mi hanno ucciso! No. Merda! Ok, noi non ci siamo in questo momento, però Devix ha appena chiamato lo shuttle. Io non vedo l'ora di scoprire se ce la faremo tutti insieme ad andarci. Oh, ma non credo. Un minuto e 40, secondo me è giusto. Vai, portami con te. Ti aiuterò. Bella, mamma mia. Te lo prometto,
Eccomi. Allora ragazzi, ve ne andate senza di me, perché quella arriva tra un minuto. Ce la facciamo. No, arriva tra un minuto e 16 e io arrivo tra un minuto e 40, quindi arriva prima la nave di me. No, ma ce la facciamo. Tutti insieme. O tutti o nessuno. Porca puttana. Non ho mai visto un bordello del genere. Sai quella bomba atomica che c'avevi prima? Ma 1:17 è tanto. Ma ne andate a fare in culo tutti. Ho finito le granate, ho finito tutto. Le granate ho preso. Io ho visto Nicola che si curava mentre gli menava. Ma che cazzo? Mi sono ammazzato. No. Non mi sparare. Porca puttana, riesco anche a fare le madonne qui. Dai ragazzi, resistete 10 secondi. Bravo che buttate la sentinella. Questa potrebbe uccidervi mentre salite sulla nave. No, tentia. Bella, bellissima. Vai. Bombardamento raffinatissimo. Aspetta. T'ho preso al cazzo spruzzo qua. Ho finito le munizioni, ma... Andatevene, sono morto anche a sta partita. Ce la facciamo. Ragazzi, qua arrivano. Vai, ricade. Piglialo tu. Non posso morire adesso. Non posso. Vai. Muore uno per salvarne uno, ma mi sono buggato. Derix, mi succede sempre. Vieni qua. Madonna, mi stanno ammazzando. Sali, vattene. Bellissimo. Volevo salvarvi. Io sono sopravvissuto, a me m'hai salvato, eh. Ti ho salvato. A me mi hai salvato, sei stato un eroe. Bravo, sono stato un eroe. Si è buggato in mezzo al cazzo di due cose, dai, vaffanculo. Anche stavolta limpide fasi di gioco. Alla prossima.